Hai aperto questo video è perché tu o un tuo familiare avete ricevuto la diagnosi di diabete. Che sia tipo 1 o tipo 2, fa poca differenza all'inizio. I primi giorni sei stordito da questo nuovo tran tran e ripensi a quello che ti hanno detto i medici. Non puoi. Ma quindi, secondo voi, io in 16 anni di diabete non ho mai mangiato un dolce? I clown, lasciamoli al circo, per favore. Questo video serve per far capire che non vi è alcuna privazione pur possedendo questa patologia, ma solo qualche accortezza. La prima cosa che viene detta: niente dolci o zuccheri. Che grande stronzata. Il metabolismo dell'organismo umano predilige come fonte di energia il glucosio e se non viene fornito dalla dieta, il corpo lo può ottenere degradando le proteine muscolari. Ho fatto un video a riguardo, trovate una playlist in alto a destra. Perché non so mai se è di qua, qua no. In caso iscriviti, si sa mai. Cioè, non è che se mangi un dolce o metti lo zucchero nel caffè muori. Altro mito che non so se viene ancora detto, ma a me lo era stato detto, era niente carne, perché le proteine alzano anche un paio d'ore dopo i pasti. Il primario era vegetariano e probabilmente solo per quello gli stavano sulle balle le proteine. Niente bevande zuccherate o alcolici. Per quanto riguarda le bevande zuccherate, basta berle con moderazione. A parte che non sono assolutamente comprese nella dieta mediterranea, ma me ha sollevato numerose volte, sia durante le gare che a casa quando si ha la glicemia bassa. Per quanto riguarda gli alcolici, sono veneto, nato nella terra del 15 più 18. Dalle nostre parti c'ho sempre almeno una bottiglia in tavola, sia a pranzo che a cena. Credete davvero che sia astemio? Boh, cioè non so. Non essere autonomo, questa è una semplice paura dei primi giorni, fin quando non imparerai a gestire il solito tram tram. Sarà normalità fare le punture prima dei pasti e misurare la glicemia ogni 2-3 ore. I miei compagni di classe facevano una gara per farmi la puntura prima della merenda. Una privazione, questa è una limitazione, ovvero essere realmente competitivi nel proprio sport, quindi poter raggiungere il massimo delle proprie capacità fisiche. Se sei bravo a gestire la glicemia, puoi anche diventare il campione italiano del tuo sport. Io lo sono diventato nel 2016. Carriera, a parte quella militare, non c'è nessun problema. Non ti rende più stupido degli altri, non hai meno capacità degli altri, parti a linea di partenza insieme agli altri. Non parti un passo indietro, certo, è un po' più difficile, questo nessuno lo nega o lo negherà mai. Ma è importante rendersi conto che basta poco per poter essere allo stesso livello degli altri nella maggior parte delle situazioni. Questo non dovrebbe essere un motivo di paura, ma dovrebbe essere un motivo di vanto. Ricapitoliamo un attimo quali sono, le credenze o le limitazioni che vi hanno messo in testa o vi siete messi in testa. Alimentazione, bevande, sport, autonomia, intelligenza e carriera.